questo sangue. Sempre sangue, sempre vita. Io voglio succhiare il sangue morto. Non è che volevi dire sangue dal morto? Di nuovo sangue? Vuol dire che succhiano sangue? Che idea da mangorria! Non ho detto sangue, è superata la tendenza. Ho detto succhiare, cosa non importa. Succhiare tutto, e intendevo specificatamente succhiare l'umano giusto al momento giusto e con delle nuove strategie energetico-virtuali. Questo è un ottimo affare. Spiegati meglio, io non capisco. Sì, pronto? Ah, ciao, te lo dico subito. Siamo al 618. Possiamo ancora esagerare. 618? Il numero dei precedenti del Vecchio Testamento? Adesso siamo in 4, 1, 2, 3, 4. Finalmente potrò morire! Violetta, accendi la radio. No, la radio no, è radioattiva e mette sulle frequenze 666 FM. Ecco perché non rimango incinta. E ben ti sta. Radioattiva. Dai zitta, fulminata. Le istruzioni per la caccia alle streghe potete scaricarle gratuitamente dal nostro sito web www.cacciallestreghe.fan, che vi fornirà idee e suggerimenti per individuare una strega, catturarla, torturarla, farle confessare di aver fatto cose che la poveraccia nemmeno sapeva si potessero fare e infine ucciderla per ottenere l'applauso della folla. La radio è stata inventata dagli alieni solo per creare confusione, ma emettono dei belli single. Vedete, essendo noi delle vampire single, possiamo fare del sesso dove, come e quando vogliamo, ma soprattutto possiamo farlo con chi vogliamo. Siamo in guerra fredda con gli uomini. Adesso ho capito. Guerra sangue freddo con uomini umani? Ah, io non faccio guerra. Soprattutto per il sangue, che è roba vintage oramai. Soprattutto con gli umani? No, 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 no. Ho paura che mi clonino. Io già che sono un incidente genetico, ma non mi vedi che sono bionda? Non dovevo essere una vampira. C'è stato un errore. Che cazzo c'entri tu? Io parlavo del succhio virtuale. Una come me. Che brutto destino. A finire in questa parodia dell'inferno. Con una tale compagnia dovrò sopportarle fino al momento che arriverà qualcuno che veramente mi farà morire. Sono al culmine della mia disperazione. Io per esempio voglio rimanere incinta. E chi se ne frega? Ma non riesco a capire per quale motivo non riesco a rimanere incinta. Non capisco neanche dalle analisi perché io non riesco a rimanere incinta. Ecco un problema da vampira. Io di questo che mi occupo. Io, essendo l'agente del non essere, mi devo infiltrare nell'economia dell'essere per portarlo al non essere. E come vampiro con spirito pratico dogmatico, prendo a volte la strategia finanziaria dello scetticismo solo per far credere che non vivo di niente. Capito? È tutto. Finalmente capisco una cosa. In realtà vivi solo di dubbio. Se negare o no la propria negazione. Hai un problema filosofico. Sì, negare la negazione. Dobbiamo intervenire. Veloce e in fretta. Quindi, mi raccomando, la parola d'ordine è succhiare. Tutto tranne il sangue, neanche in casi di emergenza. Mi sono spiegata? Non tanto. È tutto? Tutte dovete trovare il vostro equilibrio conflittuale e confondere l'economia dell'altro togliendogli la libertà, senza però confondervi sull'economia propria. Perché il male, al contrario del bene, ha il privilegio di essere affascinante e contagioso. Come parlate difficile.
Meglio andare sull'isola dal mio fratello, che vincono cose da mangiare e parlano chi si capisce. Mi sento sola. Andrei a farmi una doccia. Io non ho capito niente. Cosa devo fare io con la libertà di altri che io non ho neanche la mia libertà? Questa libertà è una grande minaccia per noi, per voi, per tutte quante, ma soprattutto per me, che poi è quello che mi interessa di più. Allora sì, la persona giusta che mi farà compagnia al parrucchiere. Mm-hmm.